sono passata al cinema perché comunque il cinema è fotografia. E poi soprattutto perché è una richiesta di una persona con cui ho lavorato che aveva bisogno di video e quindi ci ho provato e ha funzionato e sono andata avanti così, così semplicemente. Mi hanno aiutato tantissimo per fare questo film perché c'è una voice over che ho scritto. E visto che è un film molto personale, è molto importante di parlare con la famiglia, chiedere già posso dire queste cose, è giusto quello che ho scritto. E quindi mi hanno seguito su quasi ogni step del film. Però, una piccola storia così, mio padre alla fine, per la première francese, i miei sono venuti e alla fine della première mio padre mi dice: guarda che quello che dici è sbagliato, adesso me lo dici, sulle date per la guerra. E quindi ho detto: vabbè, nessuno lo sarà, voi lo sapete adesso. Voilà. C'è una fotografia nel film di mio nonno, il padre di mio padre, che lui fa una foto di un gruppo in Costa d'Avorio che stanno suonando. E questa foto per me era un documentario, solo la foto. Potevo anche fare un film solo su questa foto. E non è che sono partita di questa foto, perché alla Villa Maggio c'era un sacco di foto e poi 8 mm, quando sei un bambino scopri questa cosa, per te è un tesoro. Quindi, però questa foto è stata veramente una cosa wow, già mio nonno faceva fotografia, quindi nel DNA c'è una cosa. E poi non lo so, il bianco, i neri, cioè bianco e nero, la fotografia, non lo so, c'era di tutto. Quindi sì, sono partita di questa foto. Io non mi fermo mai. Sto lavorando con un gruppo di bambini in una scuola. Faccio un film in stop motion con loro sul cacao. Come si dice in italiano cacao? Cioè l'accento, il cacao. Cacao, voilà. Vedi, c'è un accento. E poi sto cominciando a scrivere un altro progetto per me, che questa volta non sarà un documentario, però una fiction, sempre un corto, sul fatto che quando cominci a curarti ci sono cose che escono dalla tua famiglia, ci sono legami che ci sono, e quindi faccio un corto sulla luce e sul fatto di curarsi, perché visto che sono sorda, io quando tolgo questo c'è solo l'immagine e quindi voglio lavorare sul suono e la luce.